Cercano di resistere in attesa di tempi migliori. Quelli attuali, infatti, per gli albergatori di Viareggio sono segnati dal crollo delle prenotazioni, oltre il 50% in meno rispetto allo scorso anno. Forse anche di più, ma è iniziata ora, diciamo. La stagione inizia ora. Se prima le prenotazioni iniziavano da marzo-aprile, è come partire da zero. Da un giorno sono riaperti i confini regionali e i cittadini si possono dunque spostare liberamente su tutto il territorio nazionale, ma di quello che sarà della stagione turistica dal punto di vista dell'accoglienza alberghiera rimane ancora un'incognita. Iniziano in questi giorni le prime prenotazioni, c'è interesse, fa sapere la categoria, ma nello stesso tempo anche diffidenza. Ci chiedono se possono venire in vacanza in Toscana, se sono graditi, e noi facendo questo lavoro li rassicuriamo e cerchiamo di portarli a Viareggio, ecco, in Versilia. Solamente italiani al momento e molti dal nord, specialmente dal Piemonte e Lombardia. Ecco. Le nostre vacanze di una settimana, sì, non di più. Al momento o una settimana o 3-4 giorni, fine settimana, la richiesta è questa. Però più che altro luglio-agosto, ecco. Per ora giugno non se ne parla. Speriamo a fine settembre di essere positivi, ecco. La ripartenza dunque è lentissima. Noi mettiamo il coraggio e la tenacia del lavoro, ma servono aiuti. Questo è l'appello di Federalberghi, altrimenti per molte strutture non ci saranno prospettive. A livello nazionale ci servono degli aiuti perché comunque la ripartenza è lenta e a livello comunale un po' di tasse in meno, per esempio quali la spazzatura, che è una scelta molto importante, e vabbè, a livello e anche IMU per i proprietari. È sospesa adesso. È sospesa, ma io ho saputo solo a livello nazionale, cioè che fa, cioè diciamo il 10-15% in proporzione dell'IMU, della prima rata IMU, tutto il resto è comunale e quella non è tolta. I segnali di difficoltà sono ben evidenti. A Viareggio alcune strutture rimarranno chiuse per questa stagione. Qualcuno non è che non se la sente d'aprire, ma qualche struttura che non ha trovato accordi con i proprietari, con gli affittuari, e quindi ha dovuto chiudere o non rinnovare il contratto di affitto.